la collaborazione di Il Tulipano, Profumeria, Igiene Persona, Pulizia Casa e Fratelli Pasian, Arredo Giardini e Terrazzi, Barbecue, Complementi d'Arredo, San Michele al Tagliamento. E benvenuti cari amici telespettatori e ben ritrovati a Paese in Festa il TV, il nuovo programma ideato per passare insieme a voi 60 minuti in compagnia dei promotori e organizzatori delle feste di piazza del nostro territorio, che purtroppo in questo periodo brutto, come ben tutti sappiamo, non si sono potute svolgere. Cercheremo di farvi entrare all'interno del mondo delle sagre e tramite i loro promotori, organizzatori, band, orchestre e tutti coloro, diciamo, che lavorano all'interno del mondo delle feste di piazza. Non mancheranno sicuramente all'interno del programma i bei momenti divertenti insieme. Puntata per puntata la trasmissione illustrerà le caratteristiche di una sagra, del suo territorio, dei contenuti culturali e gastronomici e di intrattenimento. Ci saranno degli ospiti speciali durante ogni puntata, vi faremo vedere dei video per illustrare il tutto. E proprio da un filmato partiamo che rappresenta questa sera e ci fa un po' conoscere quella che è l'Associazione di Sant'Osvaldo di Loncon di Annone Veneto. Andiamo con il video. Oh bene, allora dopo averli visti nel video, li abbiamo qui in carne ed ossa, oggi in questa bella puntata ci sono con noi gli amici dell'Associazione Sant'Osvaldo di Loncon di Annone Veneto che organizzano due importanti feste, la festa della Merla in febbraio e la Sagra di Sant'Osvaldo in luglio. Abbiamo qui con noi Marco Romani alla mia destra e Fabio Romani, due fratelli. E poi alla mia sinistra abbiamo Giancarlo Turchetto e Fabio Garbin, che è il presidente dell'associazione. Come vedete li abbiamo già suddivisi in due squadre perché tra poco si sfideranno in un gioco a quiz. Ma prima di andare con il gioco io volevo fare due domandine, dai, tre domandine al presidente Fabio. Ti domando Fabio, so che il periodo è quello che è, io dico crediamoci, in gennaio si riparte, speriamo, è la festa della Merla, se io dovessi venire, che cosa trovo in questa bella festa? Un piccolo riassunto, dai. Beh, la festa della Merla, è, come hai detto tu prima, si svolge in un periodo invernale, il periodo invernale gennaio-febbraio, è chiamata apposta così festa della Merla gli ultimi tre giorni di gennaio, che sono detti i giorni più freddi dell'anno. È stata creata 13 anni fa, è stata come una sfida perché è un periodo
dove non esistono manifestazioni. Manifestazioni, parlo di manifestazioni tipo sagra. La festa della merla, la sua caratteristica è portare a conoscenza tutte quelle pietanze che una volta venivano consumate dai nostri nonni. Cioè, quelle pietanze, vi faccio un riassunto più o meno di quello che si può trovare da noi. Il goulash di cervo, il baccalà, la trippa, il salame, il musetto, le verze e tutte queste pietanze che ormai nella tradizione più odierna non vengono più cucinate a casa, se non hai la nonna o hai qualche zia che può che ci tiene alla tradizione, esatto. Insomma, la cucina tradizionale. Bene, bene, quindi mi hai detto il periodo, speriamo che di ripartire, quindi è l'ultima settimana di gennaio, giusto? Ultima settimana di gennaio e la prima, e la prima di febbraio. Poi, quando verrà il caldo, speriamo di essere proprio nel pieno dell'attività e di andare a trovare gli amici della festa di Santo Osvaldo, ecco, giusto? Che prende il nome l'associazione. Esatto, il nostro patrono è Santo Osvaldo. La sagra di Santo Osvaldo è nata 50 anni fa, proprio nel 2020 ha compiuto 50 anni. È nata in un periodo dei primi anni 70, così per caso, perché si voleva raccogliere dei fondi per la parrocchia. E poi è continuata ed è nata l'anno successivo, è nata la mostra dei vini. La mostra dei vini Loncon è una delle più antiche del territorio. Ricordiamo che Loncon fa parte della zona dei vini Lison Ramaggiore. Zona DOC. Zona DOC. Quindi è cresciuta negli anni e adesso molte altre mostre si sono ritirate, non lo fanno più. La nostra continua. Con fare le degustazioni, ci sono dei concorsi. Diciamo nel suo piccolo con grandi successi, insomma. Esatto. Bene, bene. E poi, quindi abbiamo detto Festa della Merla, Festa Sagra di Santo Osvaldo, l'associazione, diciamo, di Santo Osvaldo durante l'arco dell'anno, oltre alle due sagre, farà anche qualcosa per il paese, immagino, no? Esatto, sì. Tutti gli evenimenti organizzati dalla parrocchia sono, diamo sempre una mano anche noi, si organizza il falò, si collabora con la scuola materna, con il gruppo giovani, con l'oratorio, c'è anche un'associazione anziani che usa i nostri ambienti e noi gli diamo una mano quando devono fare cene o altri avvenimenti e siamo sempre presenti in qualsiasi occasione che la parrocchia o qualche altro ente del paese ne ha bisogno. Bene, grazie Fabio per la tua esaudiente, diciamo, spiegazione riguardo alle feste e attività che svolge l'associazione Santo Osvaldo. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e abbiamo il primo ospite di questa sera che sicuramente qualcuno riconoscerà. Bene, qui con noi oggi Francesco Zanelli, come prima vi avevo annunciato, il primo ospite di questa puntata, la voce degli Absolute Five, una delle cover band più apprezzate sul territorio nazionale e non. Siamo orgogliosi di loro in quanto famosi e sono anche friulani, giusto? Cinque friulani. Bene, bene. Ci dici anche di dove, magari? Sì, copriamo veramente... Facciamo amicizia. No, veramente copriamo quasi tutta la zona del Friuli, perché c'è un ragazzo di Trieste, uno di San Giorgio di Nogaro, San Martino del Tagliamento, io sono di Latisana, e un ragazzo di Codroipo, quindi sì. Più o meno tutta la bassa fino a... Doc, e noi sì. Siamo contenti di averli qua, Francesco Zanelli con gli Absolute Five, la voce, e poi diciamo che voi nelle vostre serate una cosa importantissima da dire, fate tutto dal vivo, giusto? Tutto dal vivo, è sempre stato da 15 anni, non abbiamo mai ceduto alla tentazione come in tanti di mettere magari un po' di base o qualche cosa in playback. No, andiamo molto fieri il di questa cuore cosa live, diciamo. Sì, dai. Sì, sì. Bene, allora, se io fossi in Fabio, no? Fabio, se io fossi in te, no? E dovessi chiamare gli Absolute Five, dimmi tu, perché devo chiamare gli Absolute Five? Beh, io direi... Cosa mi date nella mia serata? Io direi che Absolute Five, oltre alla musica, chiaramente è lo spirito. Per noi lo spirito è della festa.
la festa può essere che abbia un tiro più da ballare, un tiro più da ascolto, diciamo così, però l'importante è che la gente stia bene, si diverta e stia veramente a suo agio. Quindi questo è il motivo per cui mi chiamerei gli Absolute Five, insomma. Li abbiamo già chiamati più di qualche quindi ora, quindi già sapete. Sappiamo come lavorano e siamo... Devo immedesimarmi in te, diciamo. E li richiameremo. Per chi non lo sa, per chi ci segue da casa, genere musicale che fate? Beh, il genere anche qua è un... facciamo cover a 360, quindi si passa veramente dalle ultime hit della musica commerciale, pop, fino alla dance, parlando veramente, correndo in tutti gli anni, dai 70 fino ai 2000, fino ai giorni nostri, e poi anche qualcosa di rock, se ci sta. Diciamo un po' per tutti i gusti, per giovani e meno giovani, dai. Sì, per esatto, chi vuol esatto. ballare e anche per chi vuol solo ascoltare. Esatto. Poi mi ero segnato una domanda da farti, i componenti della band, diciamo un attimo, abbiamo detto dove vengono prima, un po' i nomi, se vuoi dirmi gli strumenti che sono. Certo, allora abbiamo Gianni Zongaro alla chitarra, Gigi Sguassero al basso elettrico, Nicolas Morassutto alla batteria e Daniele Di Biagio alle tastiere e cori, ovviamente. Bene, perfetto. 5 quindi. Sì, sì, certo. Sì. Esatto. Certo. Se voglio cercarvi sui social, su YouTube, su Facebook, dimmi qualche canale. Beh, posso trovarvi anche per chi ci segue da casa. Sì, certo. Interessato. Certo, ci si trova su Facebook, basta cercare Absolute 5 Band, come ugualmente anche su Instagram, e ci sono un sacco di contenuti anche su YouTube, quindi ci sono tanti contributi video di quello che facciamo, produzioni autonome che abbiamo fatto sia in casa anche in questo ultimo periodo, no, di lockdown, sia video di concerti, video realizzati appunto in studio, video artistici, si trova un sacco di belle cose, nonché ovviamente le date dei concerti. Beh, grazie Francesco intanto di questa piccola ma intensa intervista. Parlavamo appunto di video e adesso andiamo a vedere una delle vostre ultime produzioni, che è un classico, un sempreverde della canzone italiana, è Impressioni di settembre. Poi vi annuncio che andremo con la pubblicità e poi si andrà con la prima parte del gioco a quiz. Intanto vai con il video degli Absolute 5. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Sembra quasi un mare l'erba, è leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Sta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so,
un uomo in cerca di sé stesso. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo, sono il suono del mio passo. Ma intanto il sole fra la nebbia filtra già il giorno, come sempre sarà. Lo sai che ogni anno bevi circa 600 caffè? E allora che sia buono! Il caffè da torrefazione artigianale Rio Caffè esalta il gusto, mantiene inalterato il profumo e le miscele arabiche purissime sono a basso contenuto di caffeina. Rio Caffè, tostato secondo il meglio della tradizione, Santos, Cuba, Colombia, Guatemala, Tanzania, le più pure miscele da tutto il mondo. Rio Caffè, anche con cialde, distributori automatici e personalizzazioni per i tuoi gadget aziendali. Visita il nostro coffee shop a Teglio Veneto. Da oltre 25 anni la Dicart di Codroipo fornisce la ristorazione tradizionale e professionale ed è il partner ideale per manifestazioni, sagre ed eventi. L'ampia e qualificata gamma di articoli monouso, compostabili, riciclabili e riutilizzabili nel rispetto dell'ambiente, risolve le esigenze del servizio della cucina, dell'allestimento della tavola e del takeaway. Competenza, disponibilità ed affidabilità. Dicart a Codroipo in via 29 ottobre 9/A. Bene, eccoci arrivati alla prima manche del gioco a quiz. Abbiamo con noi, per chi si fosse appena sintonizzato, gli amici dell'associazione Santo Svaldo di Loncon di Annone Veneto, provincia di Venezia. Come vi ho detto prima, sono divisi in due squadre. Dalla mia destra ci sono i Celibi con i rappresentanti del chiosco giovani di Loncon. Abbiamo Marco Romani e Fabio Romani, giusto Fabio? Rappresentati del chiosco giovani. Sì, il chiosco giovani sempre pieni, è nato da pochi anni. All'inizio si faceva il chiosco giovani d'estate, ora abbiamo iniziato una nuova sfida. La sfida è fare il chiosco giovani anche d'inverno, durante il periodo della Festa della Merla. L'ultima Festa della Merla ha avuto come ospiti Otto Mix. Abbiamo fatto una serata Remember Finimondo dove c'è stata un'affluenza di 2000 persone, un successo che inaspettato, però grazie al lavoro dei responsabili e organizzatori del Chiosco Giovani, con una buona pubblicità siamo riusciti ad avere un ottimo risultato.
Bene, bene, grazie per questa breve spiegazione riguardante il chiosco giovani di Loncon. Allora, si diceva da una parte i celibi, dall'altra per forza abbiamo gli ammogliati, per molti strati. Sfortuna, diciamo. No, cosa dite voi? Sono completamente d'accordo. Bene, dai, allora cominciamo appunto con la prima manche e andiamo con una decina, un blocco di 10 domande che riguarderanno il territorio di Loncon, del comune di Annone Veneto, anche se voi mi avete detto che siete da Pravis Domini, ma comunque dai, siamo là attaccati, e che riguarderanno anche un po' la festa. Per rispondere, due regolette: si prenota con la trombetta che avete lì sul tavolino, la proviamo tutti insieme, vediamo se funziona. Funziona alla perfezione. E diciamo che, altra regoletta, se una persona si prenota e sbaglia la risposta, la squadra opposta ha il diritto, diciamo, di controbattere. Bene, dai, andiamo, che è più facile a cominciare che a spiegare le regole. Domanda numero uno per voi, attenzione, sulle orecchie, anche voi ragazzi, trombetta alla mano. Parliamo di cultura popolare. I festeggiamenti della merla di Loncon durano complessivamente 3 settimane, giusto? 3 fine settimana. Secondo la cultura popolare, esattamente quali sono i giorni della merla? Presidente, lei lo sa, risponda alla prima, è sua. Prego. La risposta è gli ultimi 3 giorni di gennaio. Esatto, 29, il 29, 30 e 31, oppure c'è chi dice anche 30, 31 e primo di febbraio. Poi la locuzione del detto è antichissima e non è ben chiara. Vi leggo una piccola leggenda che dice che per ripararsi dal gran freddo, una merla e i suoi pulcini, in origine bianchi, si rifugiano dentro a un comignolo, e poi ne escono il primo di febbraio, e da quella volta tutti i merli furono neri. Così dice la leggenda, non so se la sapevate anche voi. È così. Sì. È importante portare avanti anche queste leggende, diciamo, pittoresche. Comunque, risposta esatta per gli ammogliati, e mettiamo una X così ce lo ricordiamo. Andiamo avanti, domanda numero 2 per voi. Domanda sulla sagra. A che numero di edizione è arrivata l'ultima mostra dei vini locali svoltasi a Loncon? 49esima? La risposta è sbagliata, purtroppo. Diritto di controbattere. Sì. Allora, la 48esima sarebbe stata nel 2019. Esatto, quella di quest'anno, che sarebbe stata la 49. Infatti la domanda era chiara, quella svoltasi. Bravo, attento il presidente, e va il punto agli ammogliati. Oh ragazzi, attenti, attenti. Andiamo alla domanda numero 3, che parla di cucina. Vediamo, il goulash di cervo, piatto rinomato alla festa della merla, quanto tempo di cottura ha? le sa tutte. Il goulash di cervo ha 3 ore di cottura. Però a me risulta di no. A me risulta di no. Voi potete controbattere. 4. Sbagliato. A me risulta, ne parliamo insieme, poi si può anche discutere. A me risulta 1.5 ore di cottura della carne. Può essere. Dovremmo chiedere alle nostre cuoche. Allora, ho la ricetta in breve, anche per chi ci seguono da casa, anche per le donnine. Poi però andate a mangiarla alla festa della merla, perché è ineguagliabile, il goulash di cervo. Tagliare la carne di cervo a cubetti, soffriggere la cipolla, unire la carne e rosolare per 5 minuti. Aggiungere l'alloro, il cumino, il sale e la paprika. Amalgamare tutte le spezie con la salsa di pomodoro e il brodo, e fin qua ci siamo, giusto? Poi si cuoce con coperchio a fuoco basso per circa 1.5 ore. Poi dipende magari da quant'è la quantità, diciamo, della carne, forse quello. Sì, e poi per preparare, ovviamente, tagliare tutto, la salsa eccetera, forse ci vorranno anche 3 ore, ma diciamo che la cottura più o meno della carne è quella. Quindi domanda
che va a zero, annullata per tutte e due, intanto sono in vantaggio gli ammogliati con due punti. Andiamo alla domanda numero 4 che riguarda la geografia. Allora, con quanti comuni confina il territorio comunale di Annone Veneto? Mi basta il numero dei comuni che confina Annone Veneto. Non serve che mi diciate quali. Dopo vediamo insieme. Pensateci un attimo. Vai. 5. Risposta sbagliata. Secondo me sono 4. Risposta sbagliata. 6. Esatto, la possiamo dar buona, giuria. Sì, 6 sono 6. E sono Meduna di Livenza, Motta di Livenza, San Stino di Livenza, Porto Gruaro, Pramaggiore e Pravis Domini. Sono 6, bravi. Rimaniamo in territorio di Annone Veneto e io vi domando: quanti chilometri dista la frazione di Loncon dal capoluogo di Annone Veneto? Vai. 2 chilometri. No, non posso accettarla, purtroppo. 5. 5 posso accettarla, in linea d'aria potrebbero essere 5 chilometri, poi se uno percorre l'unica strada che c'è, giusto, sono 6. Ecco, dipende da come la vediamo, comunque 5 la possiamo accettare. E ancora, ragazzi, dai, dovete recuperare, qua siamo gravi. Domanda sulla natura, Pensate al centro di... Vi dico solo questo. Fotografate il centro di Loncon. A due passi dall'abitato di Loncon, sito nel comune di San Stino, vi è un bosco. Qual è il suo nome? Bosco di Brandiziol. Brandiziol e Pressacon. Esatto, un antico bosco voluto e ricercato, recuperato dal 1995, che dopo le due guerre mondiali si era distrutto e l'hanno voluto recuperare, sì, giusto? Il legname era servito per costruire le ferrovie. Perfetto, e questo non lo sapevo, abbiamo anche ampliato la spiegazione. Molto bene, anche facciamo un po' di cultura, diciamo, per gli amici che ci seguono da casa. Andiamo alla domanda numero 7 di cultura. A quale illustre personaggio è intitolata la principale via del paese di Loncon? Ragazzi, mi va male, forse vi rifate col vero o falso, dai. Vai. Monsignor Paolo Lino Zovato. Impeccabile il presidente. Vuoi dirmi anche quando è nato, lo sai? No, nato il 6 ottobre 1910, era un ecclesiastico e archeologo. Esatto, una persona illustre del paese da ricordare, insomma, per quello gli hanno intitolato la via. E poi la piazza della chiesa è intitolata Francesco Pascotto. Sì. Bene, siamo quasi al termine, dai, domanda numero 8, sempre sul comune. Annone Veneto è gemellato con 3 diversi comuni. Mi sapete dire almeno uno dei 3? Pensate al cartello quando entrate a Annone, soprattutto voi che fate quella strada lì. Da Pravis Domini c'è quella strada lì. Eppure c'è scritto in bello grande. Annone di Brianza. Esatto. E Annone di Castello. Castello di Annone, che è in provincia di Asti, in Piemonte. Annone di Brianza è a Lecco, in Lombardia. E poi c'è, perdonatemi la pronuncia, Saint-Astier, che è in Dordogne, in Francia. Esatto, sì, è l'ultimo. È l'ultimo arrivato. Gemellaggio. Gli hanno dedicato il cartello che da Pravis Domini vai a Annone, giusto? Sì. Dal Friuli al Veneto. Bene, un po' di cultura sul comune. Ragazzi, vi rimando a settembre, mi dispiace. Dai, domanda numero 9, forza, qua c'è una data da ricordare, anzi un numero da dire più che una data. Circa quanti abitanti conta il comune di Annone Veneto? 3.300-3.400 abitanti.
Allora, la teniamo in stand-by. Facciamo così, visto che il notaio lo faccio io. Voi avete tempo di controbattere. 3006. Si avvicina, la vince sempre. La vince sempre lui. Sui 3006, 3007, poi dipende dagli ultimi dati di aggiornamento di quest'anno. Avranno costruito, anche a nome vero. Sì, sì. A Hong Kong no, di sicuro. Hanno costruito cantine. Cantine, quelle non mancano. Allora, andiamo avanti. Ultima domanda, numero 10. E qua è una data. Storie, come siete? Domanda di storia. In che anno fu edificata l'attuale chiesa di Hong Kong? Vorrei tanto che l'attuale... L'attuale chiesa. Non è vecchia, a vederla così, no? Dai, buttate una data su di che anno potrebbe essere. Ma che magari va bene. 1920. Sbagliata, presidente, questa. Calma, e c'è anche scritto, vi do un aiuto, visto che siamo all'ultima domanda, nel vostro bollettino parrocchiale che viene pubblicato su Facebook. C'è scritta la storia della chiesa. Dai, non è 20, è di più, su. 1940. No, non posso darla buona perché la risposta è precisa, è del 1950, costruita su una chiesa antecedente che era del XVII secolo. Giusto. Poi hanno rifatto questa nel piccolo abitato. Bene, anche questa va nulla, facciamo un breve conteggio, si sa che vincono gli ammogliati, però vediamo quanto punteggio hanno ottenuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 0, La prossima dovete trombetta prenotare sempre, o è vero o è falsa. Allora, siamo 8 a 0 appunto per gli ammogliati. Adesso facciamo un piccolo break e entriamo nel mondo della bellezza, amici da casa, bellezza più precisamente delle ragazze del nostro territorio, ed è per gentile concessione di Miss Paese in Festa che vi facciamo vedere le pillole inerenti al concorso del 2019. Poi rimanete qui che al termine della clip riprenderemo con la seconda manche del gioco. Vai col video! We'll be right back.
Bene, momenti belli ed esclusivi, quelli dedicati alla bellezza con Miss Paese in Festa, abbiamo appunto appena visto su questo interessante video. Ripartiamo, come dicevo prima, con la seconda manche del gioco a quiz. Nella prima parte abbiamo visto un punteggio di 8-0 purtroppo a favore degli ammogliati e a sfavore dei celibi. Adesso ragazzi, dai, avete tempo per recuperare, andiamo con il secondo blocco di domande riguardanti le risposte vero o falso. Allora, vi ricordo un attimino che chi sbaglia, chi si prenota e poi sbaglia, dà automaticamente il punto alla squadra avversaria. Domanda numero uno per voi. Parliamo di mitologia dei cartoni animati. L'uomo ragno si attaccava ai palazzi con le ventose. Vero o falso? Falso. Esatto, è falso perché si attaccava con la ragnatela. Esatto, molto bene, molto bene. Io sento profumo di rimonta, non so perché. Io tengo per i celebri, perché celibi, perché faccio parte della loro categoria. Allora, bravi ragazzi, andiamo avanti. Domanda numero due. Allora, il numero delle scarpe di Cenerentola, parliamo sempre di cartoni, era il 35, vero o falso? Sempre secondo la mitologia. Vero. Ed è vero, era il 35 perché aveva la scarpetta piccola, poi l'ha persa e come tutti sappiamo la storia. Bravi ragazzi, e andiamo avanti. Domanda numero 3. Numero 3, la mole antonelliana si trova in Piemonte, vero o falso? Vero. Ed è vero, risposta esatta, punto va ai celibi. Molto bene, e proseguiamo con la domanda numero 4. Parliamo di natura, diciamo, dai. Il lombrico, parliamo di animali, insetti, invertebrati, ha due occhi, vero o falso? Falso. Esatto, è falso perché non ha occhi il lombrico, vive sottoterra, non gli servono. Molto bene, vi ho detto che rimontavate pur. Bravi, sono più, voi eravate più, diciamo, più acculturati, loro sono più veloci, tipico dei giovani, no? È il gioco d'esperienza. È il gioco d'esperienza. Domanda numero 5. Allora, nel 1984, non prendete paura, Pietro Mennea vinse i 200 metri alle Olimpiadi, vero o falso? Vero. No. È falso, il punto va automaticamente a voi, non serve neanche che rispondete perché ho sentito il 7 sbagliato, perché era nel 1980. Pietro Mennea vinse appunto i 200 metri alle Olimpiadi. Punto ancora ai celibi. Andiamo avanti con la domanda numero 6. L'Italia ha vinto 5 campionati del mondo di calcio, vero o falso? Falso. Sono? 4. Esatto, bravo, bravo, vi ho dato fiducia. 4 è altro punto per i celibi. Domanda numero 7. I giocatori di una squadra di pallavolo sono 6, vero o falso? Vero. Esatto, risposta esatta, punto per gli ammogliati. 6 giocatori. Domanda numero 8. La capitale della Spagna è Barcellona. Falso. Falso perché? Madrid. Bravo. È la scuola. Sì, domande di Long Kong, le robe, fai vecchi. Bene, bene, bravi ragazzi. Avete indovinato anche la domanda numero 8. Passiamo alla 9. Le regioni italiane sono 20, vero o falso? Vero. Vero, esatto, sono 20. Domanda numero 10, ultima domanda per voi, poi chiudiamo il blocco. I colori che percepiamo dell'arcobaleno sono 8, vero o falso? Falso. Falso, sono 7. Sì, lo sapevi? Sì. Dimmi sì, lo sapevo, bravo. Allora, punteggio
i cervi vincono questa manche per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 3. Cavolo, l'ultima però potevate risponderla. 7 a 3 per i celibi in questa seconda manche. E a questo punto, prima di proclamare appunto la squadra vincitrice, andiamo un attimino in pubblicità, poi ci sarà il domandone con il premio in palio e poi avremo anche un prezioso ospite. Rimanete con noi, a tra poco. Oltre 25 anni la Dicart di Codroipo fornisce la ristorazione tradizionale e professionale ed è il partner ideale per manifestazioni, sagre ed eventi. L'ampia e qualificata gamma di articoli monouso, compostabili, riciclabili e riutilizzabili nel rispetto dell'ambiente, risolve le esigenze del servizio della cucina, dell'allestimento della tavola e del takeaway. Competenza, disponibilità ed affidabilità. Dicart a Codroipo in via 29 ottobre 9/A. Lo sai che ogni anno bevi circa 600 caffè? E allora che sia buono! Il caffè da torrefazione artigianale Rio Caffè esalta il gusto, mantiene inalterato il profumo e le miscele arabiche purissime sono a basso contenuto di caffeina. Rio Caffè, tostato secondo il meglio della tradizione, Santos, Cuba, Colombia, Guatemala, Tanzania, le più pure miscele da tutto il mondo. Rio Caffè, anche con cialde, distributori automatici e personalizzazioni per i tuoi gadget aziendali. Visita il nostro coffee shop a Teglio Veneto. Ebbene, rieccoci e prima di passare al prossimo ospite andiamo con il domandone come vi avevo preannunciato poc'anzi. La squadra vincitrice del gioco, facendo due semplici conti, è quella degli ammogliati. Purtroppo per voi ragazzi perdete, ammogliati avete vinto 11 a 7, siamo con un bel punteggio, beh potreste essere contenti. E adesso vi diamo la possibilità appunto di portare a casa un premio che gentilmente l'azienda La Furlanina di Fiume Veneto ha messo in palio. Dovete scegliere una domanda, sceglierete voi il tema, se poi per caso voi vi prenotate, sicuramente dovete rispondere voi e la domanda la sbagliate, loro hanno tempo di controbattere e fregargli il premio. Dai ragazzi, forza, io tifo per voi. Allora, tema da scegliere è l'attualità, la geografia o lo sport? Uno dei tre. La geografia. Allora, bene, domanda di geografia e andiamo, diciamo, nel nostro nord-est con questa domanda. Sappada, rinomata località turistica, in quale regione si trova? Friuli. Esatto, è stato l'ultimo comune ad entrare nel Friuli Venezia Giulia. Risposta esatta e quindi il premio se lo aggiudicano appunto gli ammogliati per questa prima edizione di Paesi in Festa in TV, appunto come dicevo poc'anzi, premio fornito da La Furlanina, forniture alimentari per sagre e feste. Ora però andiamo avanti con la trasmissione prima di premiarvi e andiamo con il secondo ospite di questa puntata. Ebbene, arriviamo dunque al secondo ospite di questa trasmissione, direi secondo ospite musicale in quanto parliamo di un'orchestra che direi proprio che di palchi ne ha girati tanti. Allora abbiamo qui con noi il responsabile dei Caramel, Claudio Leorato, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ciao Claudio, benvenuto ancora. Ti faccio due domandine così gli amici da casa ti salutano e per chi non ti conosce ti viene a conoscere, diciamo. Quanta storia ha l'orchestra dei Caramel?
L'Orchestra di Carmel con il 2021 ha 39 anni di storia, cioè nata nell'82 e non si è più fermata, tranne questo periodo un po' così. Sono tanti anni, direi. Sì, tanti anni, palchi calcati. Tanti in Italia e anche qualche volta anche all'estero. Tra sagre, feste di piazza, sì. Ballet, dancing. Sì, discoteche, un po' tutto, concerti. Ecco, appunto, diciamo che oltre alla musica da ballo tradizionale, voi fate anche altri generi, proponete altri sì, tipi di spettacolo oltre il ballo. Da giusto? Sempre, ancora dagli anni, fine anni 80. Abbiamo intrapreso, visto le nostre caratteristiche, la nostra voglia di fare musica, anche di fare serate, concerti, queste cose qua, e poi abbiamo fatto anche dei dischi con canzoni appunto che erano anche ballabili, però canzoni pop, rock, e abbiamo fatto tante cose. Ecco, quindi oltre al liscio i Carmel propongono anche un repertorio più giovane, parliamo anche per gli amici che ci seguono da casa, per chi non li conosce. Lo può sapere anche grazie a Paesi in Festa in TV che promuove le orchestre e le band. Allora Claudio, volevo anche domandarti ultime novità in questo brutto periodo. Ovviamente serate non ce ne sono state fatte purtroppo, però avrete lavorato a CD o magari a canzoni sì, nuove? Sì, diciamo giusto? Che noi nonostante tutto quest'estate abbiamo fatto poche cose. Però abbiamo fatto sempre prove, perché la passione ci porta a rinnovarci, a provare cose nuove. Abbiamo fatto un live CD, quindi un bellissimo ricordo dei due serate che abbiamo fatto a Bibione, in Piazzale Zenith. Alla September Fest, sì. Giusto? E appunto aggiornato ancora il repertorio, noi saremo pronti, ma appena si potrà, insomma. Ripartiremo, certo. E speriamo di ritornare carichi in pista, ascoltare anche i Caramel. Parlavamo appunto di novità, no? Abbiamo appunto un video da lanciare, giusto anche per vedere non dal vivo, diciamo, ma dallo schermo chi sono i Caramel. Marina Linda, giusto? Una delle sì, un brano video. Nostro, un reggaeton, un brano, un ritmo che va molto oggi nelle piazze, nelle balere, nelle sagre, la gente balla. Abbiamo approfittato di una nostra visita a Cuba e visto che abbiamo anche il cantante cubano abbiamo girato questo video, anche se magari da casa chi non ci conosce, ma penso insomma che nel Triveneto ci conoscono quasi tutti, e non si rende conto dell'orchestra vera e propria, però è un bel brano che fa vedere, oltre alle belle immagini di Cuba, anche il ritmo, la solarità di questo genere. Insomma. Molto bene, allora un reggaeton, diciamo, genere che va bene per giovani e meno giovani. Marina Linda, lanciamo il video con l'orchestra dei Caramel e poi restate con noi che al termine andremo con la consegna del premio alla squadra vincitrice del domandone e poi si andrà con i saluti finali. Video con i Caramel, vai! Y yo te traigo la nueva onda con mi Marina Linda. Pero muévete, muévete, bailando reggaetón. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga el tumbao. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga el tumbao. Con la brisa del mar que te baña tu pelo, ese movimiento que inunda tus caderas, este rico ritmo que te pone a bailar, sigue con mi onda que te pone a gozar. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga el tumbao. Eres diosa entre las diosas, mi linda Marina, mi diosa del mar, y es que cuando bailas brilla más el sol, mi Marina. Y es que cuando bailas se me resplandece la vista. Y es que cuando bailas como tú no hay dos en la pista. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga el tumbao. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga el tumbao. Mantenga el tumbao, Marina, que eres
como tú te mueves, nadie te domina. Eres como la onda que se envuelve, la provocación del momento. Se acabó el invento. Muévete, 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 mueve tu cuerpo. Pégate, pégate, pégate y baila lo lento. Ponle dulzura, ricura a tu movimiento. Deja que la envidia se la lleve el viento. Marina, eres la voz que domina. Marina, eres la musa que inspira. Marina, nena como tú no hay dos. Marina, es la nueva onda que te traigo yo. Marina, eres la voz que domina. Marina, eres la musa que inspira. Marina, nena como tú no hay dos. Marina, es la nueva onda que te traigo yo. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga tu mano. Marina, qué linda tú te ves cuando tú bailas mi onda. Marina, muévete aquí, muévete allá, mantenga tu mano. Con la brisa de mar que te baña tu pelo, ese movimiento que adorna tus caderas, este rico ritmo que te pone a bailar, sigue con mi onda que te pone a gozar. Molto bene, ho qui al mio fianco Fabio Garbin in rappresentanza dell'associazione Santo Osvaldo di Loncon che organizza la festa della merla a fine gennaio e la sagra di Santo Osvaldo agosto per la consegna del premio, in quanto ammogliati avete vinto, giusto? Bravi ragazzi, un saluto anche ai ragazzi qui alla mia destra, grazie per la partecipazione. Ti consegno il premio che la Furlanina, l'azienda di Fiume Veneto, vi ha messo a disposizione e poi ti dico se vuoi fare un piccolo saluto agli amici e telespettatori che ci seguono da casa. Vi ringrazio per averci ospitato in questa trasmissione. Un saluto a tutti i collaboratori dell'Associazione Santo Osvaldo. Vi ricordo che siamo circa in 120 tra più giovani, meno giovani, un bel gruppo di volontari, sempre stati uniti. Questo periodo un po' ci ha allontanati, però vi assicuro che appena ricominceremo saremo ancora più forti e più preparati di prima. Aspettiamo che passi questo periodo. Speriamo di ricominciare con la merla e successivamente con la sagra estiva. Vi aspettiamo, come al solito, sempre numerosi e un saluto a tutti. Grazie. Bene, allora grazie Fabio Garbin per i saluti. Ringraziamo anche Giancarlo, ringraziamo Fabio e anche Marco per la partecipazione a questa puntata. Noi ci vediamo alla prossima trasmissione, vi diamo l'appuntamento sempre su questo canale, alla stessa ora con noi ci saranno i promotori della Proloco Cimpello di Fiume Veneto. Un grazie ancora a tutti, un saluto e alla prossima puntata. Ciao! Il programma è stato realizzato con la collaborazione di Il Tulipano, Profumeria Igiene Persona Pulizia Casa e Fratelli Pasian, Arredo Giardini e Terrazzi, Barbecue, Complementi d'Arredo, San Michele al Tagliamento.